Allora ragazzi, sto andando su per la strada del Passo dello Stelvio. Sono alla prima, diciamo, dogana, stazione militare, tempo di guerra, che fu bombardata dagli americani. Quella là. E questa, ragazzi, è proprio la strada che va su al Passo dello Stelvio, che era una strada fondamentale nel 15-18. Quella lì è la vecchia, diciamo, è la vecchia caserma bombardata. E questo, ragazzi, è un po' il panorama del posto. Motociclisti, motociclisti. Andiamo su, oggi giornatina storica. Qui siamo al semaforino della galleria, sempre sulla vecchia strada militare. Ora, appena riparte il semaforo, si fa tutta in video. Ricordiamoci, ragazzi, che queste gallerie sono state scavate nel 15-18 dai nostri eroi della Grande Guerra. Immaginate voi, quella lassù, ragazzi, è la strada a zig-zag che porta su al Passo dello Stelvio. Sto viaggiando, ragazzi, in seconda, perché la macchina veramente. Eccola la strada, il famoso passo che va su, e mancano ancora 12 km. Eccoci, ragazzi, sul famoso pezzo a zigzag. Non so se vedete il navigatore. Eccola là, la strada favolosa, che praticamente sono venuto qua su apposta soltanto per vedere questa. Eccola, tornante 27. Comincia la grande scalata. Andate là, ragazzi. Una strada rifatta, per l'amor di Dio. Nel 15-18, ragazzi, era la mulattiera che i nostri soldati ci andavano a piedi e comuli lassù, a 2700 e passa metri sullo Stelvio. Andati là. Tornante 26. Eccoci sotto proprio allo zig zag, il pezzo, diciamo, quello più tremendo. Comunque, ci vengono pullman, ragazzi, ci vengo anch'io. Questo è il primo rifugino che si trova. E andiamo avanti, ragazzi, tornanti a gomito, ciclisti che, poveracci, arrancano per montare su. Il primo rifugio, insomma, bar, National Park, con le spalle il ruscello che viene giù. Motociclisti, ciclisti, turisti, cioè, un po', ragazzi, questa è un po' la maestosità del paesaggio. Guardate questi disgraziati. Comunque, ragazzi, ci vogliono le gambe per venire qua su. Ma l'ultimo tornante dello zig zag famoso del Passo dello Stelvio, mancano sempre 8 km al passo, e qua, ragazzi, veramente c'è, cioè, montagne maestose, proprio un massiccio imponente. Guardate, va. Questa è la vecchia casa cantoniera. Io, ragazzi, io ho letto un po' la storia prima di venirci, e veramente, cioè, è una storia ricca, 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 ricca. Vedi? Tutto un ciclista, vedi? Ragazzi, entriamo nella vallata proprio che va poi al Passo dello Stelvio, che la strada addolcisce un po', e qui, ragazzi, un panorama bellissimo, cioè, guardate che bellezza. Ragazzi, siamo al primo sacrario del 15-18, qui siamo al primo sacrario con la cappella, primo sacrario del 15-18. Cadendo salirono, perché qui, ragazzi, veramente ci hanno combattuto, ma parecchio ardua. Qui c'è tutto il sacrario con i nomi, con il primo di tanti sacrari che si trova lassù. Immaginatevi voi, ragazzi, di essere ragazzi di 16, 17, 18, 19 anni, che vi sparavano da ogni direzione.
situazione, e qui ragazzi è il paesaggio, la vallata che ora salirà poi su a disagare altre cose. La strada della memoria. Qui ragazzi siamo in cima al passo dello Stervio. Praticamente, come potete vedere lassù, ora che poi ci andrò nel prossimo video dopo, siamo sul confine fra Italia e quella laggiù, ragazzi, è la Svizzera. Quello lassù è il rifugio Stervio, che praticamente è proprio la punta più alta del passo. Poi di là c'è la funivia che va a 3000 e passa metri, che non ci andrò perché sono con una bambina piccola. Comunque, ora prossimo video, ora vado lassù. E qui ragazzi siamo in cima al passo, arrivati. Mission complete.